Informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie. L'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia. Assist Informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione. Amici di Sport Perugia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento del Focus Grifo, l'approfondimento dedicato al Perugia Calcio in versione estiva. È il momento un po' di dare quelle che possono essere, che potranno essere le prospettive del Perugia, che tra breve, tra poco si ritroverà, perché come sapete quest'anno i campionati inizieranno prima per le ovvie ragioni legate al Mondiale in Qatar, quindi diciamo siamo in una versione estiva, ma siamo anche nelle vicinanze di un campionato, di una stagione, quella 2022-2023, che sta per iniziare. Quindi noi oggi cercheremo di capire che Perugia sarà, di raccogliere anche dei commenti diversi da quelli delle ultime settimane. Al mio fianco, alla mia sinistra, c'è Nicolò Brillo, prima firma del sportperugia.it. Ciao Nicolò, ben trovato. E alla destra, mia destra, troviamo il professor Casavecchia, Marco Casavecchia, che ritroviamo con grande piacere. Grazie. Dopo qualche settimana, potremmo dire anche mese, non dico di assenza, ma non abbiamo avuto modo di ascoltare la sua opinione, quindi oggi sarà un piacere poter fare un briefing con lui anche rispetto ai temi delle ultime settimane. Non li stiamo insomma a ricordare perché ormai è storia abbastanza conosciuta, l'arrivo di Castori, l'addio di Alvini, insomma Perugia che già inizia a sondare il mercato. Mercato, Nico, che parto da te velocemente, non è che si scalda, al di là della temperatura esterna che è un giugno rovente, sembra che erano 240 anni che non c'era un giugno così rovente, però il mercato del Perugia a giugno difficilmente si scalda. Ma a parte che il mercato ufficialmente parte a luglio, e quindi diciamo che operazioni grosse non ce ne sono in questo momento. Il Perugia si fanno tantissimi nomi ogni giorno. Pensa che tra giornali e siti specializzati mi sono divertito, ho letto circa 15 nomi e potrebbero essercene di più già accostati al Perugia. Diciamo che l'unico che è addirittura d'arrivo è Casasola dalla Lazio, no? Terzino destro che serve perché rimane scoperta la fascia destra con il ritorno di Ferrari nella Fiorentina. Falzerano, sappiamo che non gli è stato proposto il rinnovo, quindi lui troverà un'altra sistemazione, quindi per forza di cose era un ruolo che rimaneva assolutamente scoperto. Arriva Casasola, che sicuramente per la Serie B è un ottimo elemento, ha fatto delle buone esperienze, è un ragazzo giovane di qualità, quindi ci sta, sicuramente servirà qualcosa di più rispetto ai nomi che si fanno in attacco. Insomma, 15 nomi tra siti specializzati e giornali. Ripeto, potrebbero essere anche di più che magari ne ho tralasciato però qualcuno. Però Giannitti non potrà dire che non ha consigli, insomma. Questo penso che assolutamente... Perché dei 15 non penso che l'avrà fatti tutti lui, quindi qualcuno anche involontariamente gli consiglierà. Questo sicuramente. E quindi sicuramente. Insomma, è un direttore sportivo fortunato con tutti questi consigli, Giannitti penso che... Ah sì, fortunato, lo dici tu, però... Adesso ci scherziamo. Ci scherziamo, non si avrà male il direttore sportivo Giannitti, persona insomma... Vabbè, però gliel'avevo fatti anche io i consigli per l'acquisto. Apposta, però insomma, mi sembra che i tuoi poi sono stati ascoltati e ripresi. A me sembra che quell'attaccante che avevo nominato già è nel mirino del Brescia, mi sembra. Però tu non è che poi dai i nomi dopo si ritrovano con l'altro. Noi, tu devi fare in modo che i nomi quindi che è colpa trovi... mia. Sta a vedere che se va a Brescia è colpa mia. Ma tu chiama Giannitti, dici direttore, guarda, io ho trovato questo giocatore, secondo me è buono, magari senta il presidente se numero, fa parte del budget. Il numero, quanto mi risulta, nella tua rubrica il numero suo c'è, quindi se vuoi... Adesso lo chiamiamo, però dobbiamo sempre fare i conti con i budget, capito? Va bene. Se sforiamo è un problema, giusto professore? Intanto grazie per la prendo alla larga. Intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutti o buonasera, non so quando andrà. Noi stiamo registrando di giorno, andremo di salve. Salve, salve, generico. Salve. Ma come sempre, come ogni anno, passeremo un'estate chi potrà sotto l'ombrellone sfogliando i quotidiani. E il quotidiano, perché mi sembra che questi giornali riportino sempre le stesse notizie, poi dopo vengono anche ripresi da un'altra testata che ci suggerisce che queste notizie vengono diciamo così date in formato non unico. Non creiamo la polemica con i giornalisti, no, professore, io, perché lui mi mette in difficoltà. A te? No, io creo, io leggo, certo. Uno legge e ti dice i quotidiani riportano queste notizie,
tu leggi un sito e leggi che certi quotidiani riportano tutti la stessa notizia, quindi evidentemente o hanno delle informazioni, delle fonti certe, però secondo me passeremo l'estate sotto l'ombrellone come sempre, chi potrà, a leggere i quotidiani locali che si alterneranno forse a darci informazioni, nomi, tanti, crack di mercato, prospetti, così via, fino al 31 agosto. Quando botti, colpi. Botti, non colpi, parlare di colpi di mercato, che sennò ti... perché sennò ti rischini, che capito che adesso sì. Mari col caldo, no? Cioè, mi sobbalza dalla sera, perché lui ogni volta che è colpo di mercato sì, poi crack, va a capire crack, tutta la genesi. Crack, crack. Capito? Crack del giocatore per dire se è colpo o no. Sì, apriamo sì. un Vespa. Però rivediamo un film già visto tante volte, tanti nomi accostati al Perugia. Poi ci diranno che molti di questi nomi non sono assolutamente nomi fatti o prospetti interessanti, ma solo accostati dai procuratori. Perché la notizia vera dove si legge? Non lo so, dove si legge? La notizia su Sport Perugia? No, la notizia vera dove si legge? Legge? Nicolò, aiuta il professore. Dove si legge? Sul sito del Perugia, ufficiale del Perugia. Ah, okay, sì, cioè, così prima chitto anche io avrei detto Sport Perugia. Anch'io avrei detto Sport Perugia. No. Ah, sul sito, ecco perché io non sono mai informato, capito? Tu, quando sai della certezza... Per me la risposta era corretta, per l'amico Tedeschini che leggo sempre con grande piacere. Ma Tedeschini non è tanto per il mercato, lo è per un commento, però ci siamo stati più volte ripresi dicendo, non so se tu ne hai sì, che le notizie se vere quelle sono ufficiali quelle... sono... quindi bisogna soltanto aspettare Vabbè, ma allora non uscissero nemmeno i quotidiani a questo allora punto. Se stiamo alle notizie ufficiali del sito, certo, del sito dobbiamo fare le condoglianze. Allora intanto quello esattamente, le bravissimo, Rossi, facciamo sì, le condoglianze a Leandro Rosi, per me io è sempre capitano, certo. Anche se poi la fascia per varie vicissitudini ce l'ha Angela, ci stringiamo attorno tutta la redazione per la perdita del papà Vittorio, nella giornata di ieri scomparso in età giovanissima. E poi ti stavo dicendo, se stiamo al sito ufficiale, allora dovremmo dire che Kiki Zola ha un anno di contratto più uno con opzione, no? Bene. Però a quanto risulta, tutti parlano che ha comunque già un altro anno di contratto e che se non ci sarà il rinnovo fino al 2025 proposto dal Perugia, sarà venduto. A sto punto prepariamoci anche a perdere il portiere, perché se è così la situazione, chiaramente il Perugia non lo porterà a zero il prossimo anno, perché anche se è stato preso a zero, non è che è stato comprato il cartellino, però insomma questa è una cosa di nota che va detta. Il portiere, professore, è una cosa che a noi ci sta un po' rovinando l'estate. Sì, in effetti, ma questo il silenzio che... è preoccupante, sarebbe uno simbolo, il silenzio parlante in questo caso. Ma il silenzio parla. E il silenzio parla, come ha parlato per Alvini, cioè uscivano voci, si sentiva dire eccetera eccetera, la società non ha mai detto nulla, poi come un fulmine a ciel sereno Alvini ha preso il volo e è andato in quelli Cremona, insomma. Quindi anche su Cici Zola, un portiere che è arrivato perché doveva rigenerarsi un po', in effetti quelle due stagioni passate in Spagna non è che forse erano un buon viatico però la scommessa è stata vinta, in quel caso l'abbiamo rigenerato e adesso Cici Zola ha un buon nome, si è rifatto un buon biglietto da visita e immagino che sarà anche uno di quei giocatori che potrebbero far fare del mercato al Perugia, perché sappiamo che il mercato del Perugia parte sempre prima con le cessioni e poi con gli acquisti. Il mercato del Perugia è già partito, perché è 2 anni che vende l'allenatore. Partì con Bucchi. Bucchi, poi Casolani. Però negli ultimi 2 anni, cioè, insomma, lì già un budget c'è, l'extra budget o no? Sì, l'extra budget c'è di sicuro, secondo me, perché io non penso... C'è ipoteticamente, ma non sappiamo se no, c'è ma poi... c'è di fatto un budget, perché se tu, come sembra, come risulta, ti liberi di questi allenatori, o se ne vanno, scelgono di andarsene via, e tu risparmi un paio di mesi di stipendio... E più ci prende soldi. Più sembrerebbe che la più, società che li prende garantisce... Non è stato mai smentito, no? Le voci che dicevano quindi che già Cremonese... budget, se il budget era 10, adesso quel budget sarà 10 più...
Sì, tu che eri professore però, matematica, sì, una variabile. Sì, X, certo, ecco. Che non, però è incognita, quindi non è data a conoscere con tutte le variabili. Ma non è dato, non conosci neanche il risultato finale. Esatto, se non conosci il valore della X non puoi determinare in effetti. No, vabbè, magari lo puoi ipotizzare. Sulla beh, sì, facciamo per ipotesi, però rimane il fatto che se le voci... Le vanno a prendere la lavagna proprio. Sì, facciamo dopo. Se le voci, non, delle voci non dobbiamo tenerne conto, cioè, in questa maniera, tra l'altro, mi viene da ridere perché si sminuisce anche il lavoro dei tuoi colleghi. Cioè, o i giornalisti sono persone che fanno il loro lavoro in modo serio, in modo attendibile, in modo irreprensibile, quindi riportano delle voci, oppure se le inventano. Perché se la società seguita a dire che le uniche voci le fonti attendibili sono quelle del sito della società... Vabbè, è il gioco delle parti, dai, non nel senso che il presidente e chiaramente il suo entourage punta a mantenere la segretezza di certe cose e certo a darne... Ma certo che i risultati scolastici sono quando li vedi sul tabellone, questo è evidente, sicuramente sì. Diciamo però... che, se, non so se dopo voglio conoscere anche da Nicolò, perché lui è stato bravissimo nel andare anche a scovare, non dico dei suggerimenti di mercato, ma quelli che potrebbero essere dei profili, no? Visto che insomma ormai ci siamo tutti dimensionati in questo Perugia, dimensionato ad un budget, dimensionato ad una possibilità, Perugia che diciamo parte a fari spenti, poi nel corso della stagione vede quale strada poter percorrere, però... Io la settimana scorsa, non so se ho avuto modo di vedere la trasmissione, mi hanno, tra virgolette, simpaticamente detto che ho schitarrato, perché ho un po' sottolineato come, al di là di tutto quello che si può fare, quello che io nel commentare Perugia, nel confrontarmi, provo più, diciamo, dispiacere, anche un po' di tristezza, è vedere che Perugia ha assunto, diciamo, una dimensione, a livello anche sportivo, d'immagine, una dimensione che non è più quella a cui eravamo abituati. Cioè oggi un Alvini preferisce andare a allenare a Cremona, che è pure una Serie A, ma con un altissimo rischio di essere esonerato, di retrocedere, piuttosto che rimanere a Perugia, perché probabilmente a Perugia non c'è un progetto, diciamo, legato ad una possibile salto di categoria, ad una volontà di creare una cosa. Caserta l'anno precedente fa lo stesso, i giocatori... Ma non solo, esatto, ma non solo gli allenatori, anche i giocatori. Questa cosa a me, cioè... sinceramente mi mette, perché vedo che il Perugia calcio aleggia, io lo definisco in una, diciamo, in una sorta di nuvola, di limbo, non vorrei definire mediocrità, ma diciamo una appena sufficiente, che a me mi mette un po' di tristezza, però, e che crea questo ambiente un po'... Il termine mediocrità non è sempre solo necessariamente negativo, no, insomma. Però insomma non so se questo ti vede d'accordo. Cioè... No, ma sì, sono d'accordo con te. E una volta c'era la fila dei giocatori per venire a Perugia. Adesso se ci vengono dei giovani nella speranza di essere lanciati, di essere valorizzati, poi se ne ritornano... nelle loro squadre di appartenenza. Segre è uno di questi, è venuto, ha fatto un buon campionato, però ha detto grazie tante ma io, certo, voglio giocarmi, arrivederci, grazie. Ferrarini non mi sembra si sia strappato le vesti perché è ritornato a Firenze. Beghetto forse sarebbe stato l'unico, almeno a quanto letto, intenzionato, e anche sarebbe rimasto anche ben volentieri. Però lì c'era una questione economica, forse andava risolta. Però allora è sempre lì, insomma. Se tu parli di budget, e noi l'anno scorso avevamo il terz'ultimo budget secondo le fonti ufficiali, no? Perché mi sembra che una dichiarazione fu del dirigente, del primo dirigente o dell'amministratore delegato, unico presidente, comunque lui, Ipse. Il problema è che quest'anno quel terz'ultimo budget rischia di essere il penultimo. Perché arrivano delle, no, corazzate, delle portaerei, perché scendono delle squadre di valore incredibile, con piazze importanti, con propositi ovviamente di risalita. Venezia è messo bene finanziariamente, il Genoa lo stesso, Cagliari, il Cagliari non ne parliamo, il Bari... Ce ne avrai due che hanno un budget più basso, Cittadella e Cosenza, Sì, ma il Cittadella si è permesso già di prendere Asensio e Vembalo, Che sono, cioè, gli acquisti intelligenti. Il mercato sarà pure, ancora non sarà partito, però qualcuno le operazioni le ha fatte. Però posso fare questa sottolineatura, non so se d'accordo, che non è tanto non è che perché tu spendi tanto allora è garanzia. Cioè, secondo me quello che mancano sono gli investimenti. Sì.
Cioè, quello che manca è la capacità per dire sì. che ne so, io quest'anno, io l'anno scorso ho speso il terzo ultimo, quest'anno sì. sono qui il tutto ultimo, ma salgo sì. Vabbè. E certi soldi li spendo perché magari, che ne so, io investo tanto sul settore giovanile, tiro fuori dal mio settore giovanile, ecco, lancio, cioè, allora, settore giovanile io non ho notizia di grandi risultati. No, io ce l'ho, però li stanno facendo da altre società i giocatori ecco, che hanno... Perché come fanno qualcosa non arrivano, cioè, il settore giovanile è funzionale alla... l'aspetto economico, ma non legato alle fortune della prima squadra. Certo. Cioè. Cioè, a me vengono in mente, mi viene in mente Tonali e Ranocchia. Allora, Tonali è cresciuto nel Brescia, l'hanno lasciato crescere, hanno investito su Tonali e Tonali gli ha portato un sacco di soldi al Brescia. Certo. Ranocchia ha fatto un'apparizione in prima squadra, credo, con il Perugia, è stato subito ceduto alla Juventus. Non ha fatto le fortune della Juventus 23 under 23, mi sembra, della più o meno, poi è andato a Vicenza e adesso Ranocchia è un pezzo pregiato di mercato. Dice, vabbè, c'hai comunque la possibilità, hai preso un po' di soldi prima, c'è la possibilità di prendere un po' di soldi adesso. Ho capito, ma, sì, ma se noi non abbiamo... Il frutto di sti soldi, ecco, dov'è? Ecco, ecco, allora, il problema è che se noi... Visto che ripetiamo ancora una volta fino alla nausea che il Perugia non ha grandi risorse economiche da investire e non possiamo paragonarci a queste squadre, né al Palermo che è stato preso dal City, né al Bari, né al Modena che è straricco, cioè, va bene, chiuso, allora facciamo un percorso diverso, cioè cominciamo a tirare su un settore giovanile che possa fornirci degli elementi da provare in prima squadra, da lanciare in prima squadra e poi da rivendere. Io questa domanda la feci, chiesi questa cosa Santo Padre tempo fa ad un'altra trasmissione televisiva, al tempo di Carmine e di chi era Magnani, mi sembra, no, sì, Magnani. Quando, 2018. Esatto, quando gli dissi ma ne venderemo entrambi solo uno, no, io ho dato a Goretti l'incarico di venderne solo uno, poi sono partiti tutti e due e di Carmine a Verona puntuale perché poi le voci ufficiali sono quelle che contano benissimo. Allora io gli dissi ma non si può investire sul settore giovanile, non possiamo andare noi alla ricerca di giovani in Serie C come è stato fatto per Santoro peraltro e costruirli noi e lanciarli visto che non possiamo fare altro, una sorta di cittadella. Il problema è, dice, nel bacino d'utenza. Dice, noi qui intorno non abbiamo un grande bacino d'utenza. Non mi risulta perché poi le squadre, Brunori, per esempio, viene da... Giocava col Villa Biagio. Allora, quindi ci sarebbe la possibilità. Occorre mettere su una rete di osservatori, che probabilmente ha un costo, questo è vero. Tanto torniamo sempre lì. E torniamo sempre lì. E invece di prendere il Ferrarini di turno, di prendere il Jabouà che poi non è servito a nulla perché non è che tutti gli anni li azzecchi, certo. Il Mannè eccetera, ma ti vai a cercare dei giovani oppure te li tiri su, te li coltivi in casa, cosa che è possibilissima, li lanci e poi... Ma sai, fare questo prevede un altro tipo di rapporto, perché tu vai a prendere il Jabouà, c'è il rapporto col procuratore, magari il procuratore ti serve che te l'ha un altro giocatore, allora prendi... la spirale è questa. La spirale è che io quando dico, poi lasciamo spazio a Nicolò così ci dice qualche nome interessato, quando io dico che abbiamo ormai assunto un filone che io definisco della mediocrità, dove Perugia, che una volta era una piazza dove si aspirava ad andare anche in Serie C, io ricordo, nei momenti più bui, era comunque una piazza dove uno veniva volentieri, dove magari preferiva restare a Perugia piuttosto che... Adesso non voglio fare l'esempio di Cornacchini, Pagano e Gelsi che vengono presi da B e Serie A e portati in Serie C, perché lì sicuramente l'aspetto economico all'epoca aveva fatto la differenza. Però io dico che negli anni precedenti uno avrebbe sicuramente, di fronte a una prospettiva migliorativa importante, non avrebbe mai scelto di andare a Benevento piuttosto che rimanere a Perugia o andare a Cremona, perché se Alvini quest'anno qualcuno gli avesse detto, ammesso che io non sono un alviniano, quindi lo premetto e non lo sono mai stato, né un alvinista, o alvinista, però cioè, se Alvini qualcuno gli avesse detto guarda qui c'è un progetto a vincere a Perugia, lui a fare bene il progetto. Sì, quale? Alvini. Mi ricordo che in una conferenza stampa lui disse, qui, ma non ci hai pensato. Perché, ma allora le parole, o le parole hanno un senso, oppure siamo... Io credo che il progetto non ci fosse, perché di fronte
alla io penso che alleno, ho la possibilità di vincere a Perugia piuttosto che andare a faticare a Cremona. A faticare. Allora il signor Caserta, che è stato tanto vituperato e tanto... Adesso vediamo adesso il signor se quest'anno... Caserta, quando disse, penso, io credo, forse mi sbaglio, suppongo, ipotizzo, quando ascoltai tre affermazioni, una di Caserta, una del presidente e una di Giannitti. Giannitti disse, mi piacerebbe continuare il rapporto con Caserta, già lì sentivo puzzle bruciato. Il presidente che dice, dice adesso vediamo, il prossimo anno faremo un campionato un po' così, dovremo pensare a salvarci, eccetera, eccetera. Caserta che disse, ci dovremmo mettere seduti su un tavolo a ragionare dopo il derby, a mangiare una pizza. Che io voleva che io offrisse santo. Esatto. Allora, quando sento queste frasi, siccome insomma qui uno più uno più uno fa tre, alla fine Caserta se n'è andato, tutti addosso a Caserta, traditore, va bene. Alvini non ha fatto altro che in ogni conferenza ringraziare il presidente, ringraziare lo staff medico, ringraziare il massaggiatore, ringraziare il magazziniere, ringraziare i giocatori, diciamo, ringraziato che tutti. È arrivato con quelle bellissime, diciamo, dettami tattici dove faceva tutte quelle cose, è andato via un po' scenografico Alvini. Però ascolta, dopo ti voglio. Se n'è andato via anche lui, ma lui parlò di progetto, io me lo ricordo, quando lui disse in una conferenza stampa, no, perché qui già siamo d'accordo con la società, ci sarà un progetto per il futuro, progetto. Faremo qui, faremo là, faremo che ha fatto le valigie e è andata a Cremona. Ebbene, lo seguiremo con interesse e spero con altrettanto interesse lo seguiranno anche quei tifosi, quegli amici che nell'anno hanno sperato che Caserta perdesse per andare, tra l'altro Caserta che... ripeto e ribadisco che è stato tra i protagonisti di una promozione in Serie B che senza Caserta temo, e soprattutto senza il suicidio del Padova temo che non sarebbe stata possibile. Veniamo all'attualità, poi ti voglio stimolare perché voglio istituire una rubrica, tu sai che quest'anno Nicolò è stato bravissimo che ha fatto il totogrifo, sì. È stato, prossimo anno voglio fare capra da tastiera, non so se tu mi puoi aiutare a segnalare qualche, ci sono qualche fenomeno, anche la storia di Alvini, insulti, capra da tastiera. Ti rimando anche io dal mio, da Perugia nel cuore, le capre da tastiera. Dopo voglio vedere se hanno il coraggio di presentarsi. No, sono tutti dietro il Nick. Quindi su che speriamo? Cioè, capiamo tanto, il budget è quello. Insomma, Giannitti è un ministro con un portafoglio, diciamo limitato. Speriamo strucito che su questo portafoglio qualche percentuale di ciò che è stato, diciamo, della vendita di Alvini, perché qui parliamo della vendita dell'allenatore, o del risparmio su le cose, ci possa essere investito su qualche giocatore. Ma allora i giocatori secondo me ci sono, io se guardo in Serie C io vedo dei profili che almeno da un punto di vista statistico, perché non è che sto a guardare tutte le partite di Serie C, questo è il compito di qualcun altro, però vedo, leggo, mi interesso e secondo me ci sono degli elementi buoni che possono essere portati in Serie B con una spesa non troppo alta, cioè un paio di elementi mirati, precisi, con un piccolo investimento si possono portare qua. Cioè, io ho fatto quei nomi là, ma ti potrei dire almeno altri 5-6 che secondo me hanno alte chance di fare bene. Dimentichiamoci di... ho sentito qualcuno che parla di un ritorno di Carmine, cioè questa operazione... A parte che secondo me le minestre riscaldate, non lo so, le lascerei stare, perché a volte magari ti va bene con Verre, altre volte ti va male, guarda... Falcinelli, per esempio, che noi c'avamo un ricordo, no, dell'anno di Perugia, Moscati, no? Guarda anche Moscati, alla fine sì, ha dato una mano in Serie C, però noi ci aspettavamo di più, Nicolò, esattamente, ci aspettavamo di più, dai, perché il ricordo di questi giocatori era un altro. Però che facciamo, andiamo sulle promesse? Però ma Moscati fu un'operazione Moscati, no? Per gli abbonati. Sì, assolutamente, perché c'avevamo cioè, ricordo... Di Carmine sarebbe un'operazione più di immagine che di altro, perché anche perché lui, quanti anni ha? 34. Capito, quindi io lascerei perdere. Oddio. Queste... Meglio un di Carmine 34. Sì, che se devi prendere uno, ma questo è ovvio, diciamo, è chiaro. Però io ti dico che anche se non c'hai attualmente, perché non è che il settore giovanile si costruisce dall'oggi al domani, no? E quindi non è che te viene fuori st'estate qualcuno al settore giovanile da lanciare, eccetera. In Serie C, con poco, puoi trovarti un giocatore che metti sotto contratto ma e tra un basta paio basta che non due, si arrivano alle aste, perché se arriva ai ballottaggi. E allora vabbè, allora... Nicolò, ma con poco... Cioè, poco ti parlo, 200.000, 300.000, sì, 400.000. Ma è poco secondo te? Lessi? Allora no, credo, vabbè.
Lessi, che non è il cane, okay, allora, Lessi, che l'operazione D'Urso era stata considerata un'operazione importante, un'operazione da 300.000 euro. Cioè, se okay, va bene. Ma quante ne fai? Allora, quanto, allora quanto dobbiamo spendere? 5.000? Ma in 1.000? Dobbiamo fare il fantacalcio? Allora ma questo, il fantacalcio. È questo no, che Nicolò, mi preoccupa. Tu devi fare una cosa, tu devi andare a cercare quei giocatori cui è stata data la disponibilità a venire in prestito. Allora, lì. E allora, allora prepariamoci, faremo l'annata buona, perché tanto Castori è bravo, anche se gioca in maniera diversa da come intendo il calcio io. Ci farà salvare, magari se ti va bene farai anche l'ottavo posto, e poi finisce la stagione come è finita quest'anno. A me il Trapani di Castori è piaciuto, francamente. Sì, intendo l'idea di calcio, che lui è molto più verticalizzato. L'idea di calcio è quella che vince, punto. Ma assolutamente. Certo. Perché dopo, se anche, guarda, io ho letto oggi una affermazione di un grande allenatore che ha definito il Barcellona ancora attaccato e ancorato al tiki-taka, un calcio superato. Sì, cioè, sì. Uno si fa prendere dalle mode e le manie. Bisogna essere pragmatici. Il Perugia in questo momento però è stato ribattezzato il becchino del tiki-taka. Va benissimo questo, ti ripeto, se porta risultati va benissimo, però sono tipi di calcio come quello di Bisoli, che dal momento che non lo porti il risultato poi in te diverti e dopo finisce che allo stadio ci va sempre meno gente, capito? Però diciamo, qual è diciamo il rischio? Che Castori perché negli... l'anno scorso in casa ti sei divertito? Non mi sono divertito assolutamente, però io ti parlo del passato, ti parlo che con Camplone, è vero, la Serie A dopo l'avevamo sfiorata anche con lui e non ci avevamo andati, ma quell'anno mi ero stradivertito. L'anno dopo non mi ero divertito per niente, ultime partite non so più andato, perché per me era al lavoro andare a vedere il Perugia. Le prime partite dei giunti ci siamo divertiti. Esatto, però tanto il comune denominatore di tutte le situazioni è che alla fine anno tu in Serie A non ci vai mai, perché così è difficilissimo. Cioè però, devi fare delle rincorse pazzesche. Allora tu dici, allora io ti faccio questa affermazione, sì, dalla regia ci dicono che abbiamo quasi finito, le ultime battute, ti faccio questa cosa, allora non ti sta bene, compralo tu il Perugia, mettili tu i soldi, no bene, aspetta, se un giorno ce l'avrò, ti dico il refrain, compralo tu il Perugia, metti tu i soldi il Perugia, fate una colletta voi, comprate il Perugia, e io dire magari averci soldi, averci, perché sì, se no parlo perugino, averci soldi. Ma per queste sono affermazioni abbastanza sciocche, secondo me. È come se io, contestando il governo Draghi, mi sentissi rispondere: vabbè, allora vai al allora governo. Allora fa un tu. Partito ma due, che, ma che discorsi, alle elezioni. Ma che discorsi sono? Ma però ma, ci vedrei bene però il governo. Ma io non ho fatto manco il preside, figurati se vabbè, però perché tu pensi che tanti, anche Di Maio non aveva mai fatto una carriera politica. Si vede infatti. vabbè, questa volta andrò a fare il Bibitaro allo stadio, così magari ci arrivo. Può provarsi che una prospettiva... ci no, dovrebbe... ma è una... Allora, si discute su tutto. Si discute, penso, di economia, di politica e di tanti altri fattori. Si discute anche di calcio. Certo. Allora, commentare, esprimere le proprie opinioni non vuol dire che lo si faccia per partito preso, per criticare. Si commentano i dati. Ma dopo 10 anni, ma che quale partito preso? Cioè, dopo 10 anni la musica è sempre quella, prof. Cioè, alla fine, cioè, non è che è partito dei pro di contro. Cioè, il partito di... Ma qual Perugia, è il futuro di questa ma società? A Perugia è così, Andrea. A Perugia, purtroppo, non c'è niente da fare. Siamo guelfi contro i ghibellini. Peggio ancora, spesso guelfi bianchi contro guelfi neri. Pensa un po'. Per cui... ci deve essere sempre una spaccatura. Uno dei grossi problemi, secondo me, di Perugia è che su tutte le cose c'è una spaccatura tra bianco e nero, punto e basta. Cioè, se tu cerchi di mediare, di dire ma guardate che forse ci sono anche i grigi, ecco che allora ti poni in quella posizione del neneismo, ma allora né lì né là... E quindi il neneismo, questo è un neologismo che è stato coniato adesso. Qui alziamo il livello. In merito a qualche capra da tastiera, poi dopo potrebbe, diciamo, confusione. Senti, promettici che ti torni a trovare presto. Perché è un piacere parlare con te. È stata una puntata molto frizzante. Grazie a Nicolò. Grazie a te. Soprattutto per il lavoro che fai su Sport Perugia. Seguite Nicolò Brillo, i suoi articoli, perché sono davvero interessanti e danno anche uno spunto di riflessione diversa, e chiaramente noi non abbiamo un filo diretto con la società, quindi diciamo che le notizie noi prendiamo quelle un po' diverse. Battute a parte, salutiamo, auguriamo un buon lavoro a Marco Giannitti, al direttore sportivo del Perugia, al quale appunto ci affidiamo nella speranza che riesca a trovare quegli elementi, quei profili in grado di... Se passa in tabaccheria prendesse qualche Gratte Vinci. Qualche Gratte Vinci, va bene, no, pensavo qualche marca da bollo. No, Gratte Vinci. Qualche Gratte Vinci, beh, chissà, magari...
potrebbe essere una soluzione. Vi ringraziamo per averci seguito. Noi proseguiremo durante il corso dell'estate con questi approfondimenti per fare una chiacchierata, insomma, sul Perugia, su quelli che sono gli eventi, nell'attesa appunto che arrivi qualche notizia sostanziosa, arrivi qualche notizia da leggere su sul sito ufficiale. Cavoli, qui adesso stavo per ridire Sport Perugia. Da leggere sul sito ufficiale, che noi poi come Sport Perugia, citando la fonte chiaramente, riporteremo. Grazie a chi ci ha seguito su Rete Sole Umbria, canale 11 del digitale terrestre, l'appuntamento del martedì, del venerdì in tarda serata, e grazie a chi ci seguirà sui canali social di Sport Perugia, Facebook e YouTube. Chiaramente seguiteci anche su Instagram, dove Nicolò sta facendo davvero un bel lavoro, e lì avrete la possibilità di prendere nota del link che vi riporterà al canale YouTube per rivedere questa trasmissione. Grazie, ci vediamo la prossima settimana e buon proseguimento di estate. Ciao ciao!